Andrew Gravion, in fondo sei giovanissimo, aver incontrato tanti bambini questa mattina sicuramente per te è stato un motivo di gioia, lo possiamo dire tranquillamente, no? Sì, sì, è una gioia perché pure io da bambino vedere un calciatore per me era come un sogno, quindi a me fare questi incontri qua mi fa molto piacere perché per loro secondo me è una grande cosa perché ci guardano in TV, ci vedono in giro, però magari si vergognano a chiedere una foto, a chiedere un autografo, e ora che siamo qua con tutti i bimbi a me fa piacere perché gli puoi dare piacere di fare una foto e un autografo, quindi io se un calciatore mi faceva un autografo, per esempio Thuram che è il mio calciatore preferito, lo mettevo sul muro in camera perché è veramente una grande cosa. Parliamo di questa trasferta, di questo ennesimo posticipo per voi, giocherete lunedì in casa di un Verona rivitalizzato da questa vittoria esterna di Benevento, troverete sicuramente un avversario che vuole continuare a vincere, però anche voi volete continuare a vincere dopo Carpi. Sì, certo che noi dopo la vittoria di Carpi vogliamo continuare a fare bene perché vogliamo chiudere la prima parte del campionato bene. Lunedì ci aspetta una gara molto difficile, però come io dico sempre non abbiamo paura di nessuno, andiamo in campo con l'atteggiamento giusto e la voglia di vincere, e poi al 95esimo si vede il risultato. Verona ha giocatori molto esperti, ci sarà da lavorare per voi in difesa, però insomma dovete sicuramente tenere botta. No, a noi chi gioca davanti non ci interessa, a noi interessa far bene e poi come dico sempre il risultato si vede alla fine perché gli attaccanti sì, sono bravi, dico, però se tu in difesa fai il lavoro e non fai gli errori la partita la vinci. Senti, questo campionato che cosa sta dicendo? Credo che ci sia un grande equilibrio verso l'alto però, no? Ci sono buoni valori tecnici. No, io sinceramente dal mio punto di vista abbiamo grandi qualità per fare grandi cose, però secondo me dobbiamo restare umili e piedi per terra e pensare alla salvezza e poi a marzo si vede cosa dice la stagione. Inter e Napoli fuori dalla Champions, ti spiace, no? Ah, mi spiace perché a me comunque farebbe piacere vedere l'Inter andare in alto alla Champions, però vabbè, l'anno scorso hanno fatto una gran stagione e già che vanno in Europa League mi fa molto piacere.